La parola del Signore è il fondamento della missione della Chiesa. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sono queste due fasi nel Vangelo. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando, predicando il Vangelo e curando ogni malattia e infermità. Vede le folle e ne sente compassione. Questa giornata, la tua giornata, la mia giornata, questo sabato, questo giorno, nasce dentro questo sguardo pieno di compassione di Gesù. Prima che tu ed io ci svegliassimo, Gesù ha guardato la folla, ha guardato il mondo, ha guardato il tuo quartiere, ha guardato la tua famiglia, ha guardato le strade dove tu andrai, ha guardato la tua parrocchia, la parrocchia di cui sei parroco, no? O viceparroco, ha guardato la tua zona di missione. Ha guardato il Giappone, ha guardato l'Italia, ha guardato le Filippine, ha guardato l'Uganda, ha guardato le folle, ma con gli occhi di Dio. Cioè, ha guardato con compassione, cioè patendo il dolore di ciascuna persona che compone la folla, ha guardato con amore, ha guardato ogni persona come unica e irripetibile. Laddove il mondo, la società, la cultura guardano solo folle, folle con cui saziarsi, folle di cui esaltarsi, folle da usare, folle da pervertire, da manipolare, le masse. Gesù no. Questo sguardo di Gesù, pieno di compassione, la compassione che sorge dallo sguardo di Cristo su questa generazione, sulla tua famiglia, sui tuoi parenti, su ogni persona, fratelli, su di te. Quello che ti desta oggi alla vita sono gli occhi che grondano compassione, gli occhi di chi si è già abbassato al tuo livello, quello che è già sceso dove tu sei, che è già venuto dove tu sei. Cristo conosce e sta portando con te, sta patendo con te le angosce, le paure, le passioni, le conseguenze dei tuoi peccati, le conseguenze dei peccati di questa notte, che forse ti sei unito a tua moglie o a tuo marito, chiuso la vita per solo soddisfare la tua carne, o forse perché ieri sera hai giudicato, perché non lo so, quello che tu oggi porti le tue ferite, le tue sofferenze, le sta portando, le sta compatendo il Signore, e ti guarisce, e ti annuncia il Vangelo. E ti annuncia la sua misericordia e ti dice: coraggio, io ti amo, io sono venuto per te, sono venuto per te, alla tua città, al tuo villaggio. Ho percorso tutte le città, tutti i villaggi per giungere a te, ho percorso tutta la storia, ho percorso l'infinito cammino che separa il cielo dalla terra. Guarda, senti il mio profumo, è il profumo del cielo, senti, no? Quando uno torna da una giornata fredda, no? Torna qualcuno a casa da una giornata fredda e dice: oh, hai portato il freddo a casa. Senti proprio l'odore, no? Quando arriva questa persona nuova, magari tu stai lì al caldo, col termosifone, no? Un pochino d'aria secca, e entra questo, ed è una cosa nuova, una cosa come una vampata di fresco, di aria pura. Quando arrivano i bambini da scuola, porti l'odore di fuori, no? Il Signore è lì oggi, il Signore è lì, lo senti? È per te, è casa tua, ti porto io, dai. E gratuitamente, gratuitamente, cioè senza che tu faccia nulla, per puro amore. Fratelli, questo è il cuore del cristianesimo, la gratuità dell'amore di Cristo per te e per me. Ti ama così come sei, ti ama così come tu ti stai svegliando, con tutti i tuoi pesi, con tutti i tuoi peccati, con quello che tu sei, ti ama. Gratuitamente avete ricevuto, che cosa hai ricevuto? Che cosa? Il suo amore capace di rigenerarti, di spingerti a tua moglie a chiederle perdono, ti riporta costantemente come Eva ad Adamo e Adamo ad Eva, rifà quello che il demonio ha distrutto ogni giorno, gratuitamente. Questo hai ricevuto, l'hai ricevuto, perché se non l'hai ricevuto, non devi parlare di matrimonio, non devi parlare di misericordia, di pazienza, di tenerezza, di dialogo, di apertura alla vita, e non devi parlare di nulla, perché tu se non l'hai ricevuto gratuitamente, hai ricevuto pagando, e quindi farai pagare agli altri. Se tu non hai questa esperienza dell'amore gratuito, della compassione gratuita, cioè che qualcuno, uno solo Cristo, si è abbassato per compatire quello che tu stai vivendo, per portarlo con lui, se non hai sentito, dalle spalle questo peso che ti improvviso è diventato leggero, tu non amerai nessuno, io non amerò nessuno anche se sono prete, vescovo, papa o quello che sia, sempre esigerò, sempre starò ricercando un guadagno. Siete inutili, ma non perché siete inutili che non valete niente, quello magari, l'importante è che tu non hai nessuno utile, il cristiano è un servo, l'apostolo, una madre, un padre cristiano, sono servi inutili, cioè senza gratificazione, senza utile, senza cercare l'utile in quello che fanno, se non unico utile, l'amore con quale mano. Quella è la gioia, perché la gratuità sconvolge, la gratuità riempie, la gratuità ti lascia stupito, intontito come un pugile stonato, tutta la vita non puoi vivere altro che gratuitamente. Chi ha vissuto la gratuità è come boom, gli è dato un colpo così inaspettato. Oh, come mi ami così come sono? Ma non mi ama nessuno, io non mi amo, io mi disprezzo e tu mi ami? Sì,
Sì, questa è la compassione che ti resta ogni giorno. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo a te che non meriteresti nulla, a me che non meriterei nulla. E la famiglia, e tutto quello che ti ha dato, gratuitamente avete ricevuto. Allora, se hai questa esperienza, vai, parti, inviato. In questa giornata, nella tua vita, nella tua storia, la grande missione è la missione di tutti i giorni con chi sta accanto a te, le pecore perdute della casa di Israele, cioè rifare ogni giorno la tua comunità, la tua chiesa, a quello sei inviato. Quello che salva il mondo è che la tua vita è un presepe dove vive Cristo. Anche se fa schifo, anche se è lercio, anche se sei debole, gratuitamente Cristo nasce lì, vive lì, preso dimora lì, dà la sua vita lì. Questo è quello che salva il mondo, se non c'è questa gratuità. Per questo chi ha ricevuto gratuitamente ama gratuitamente, e ama gratuitamente, e chi sente amato gratuitamente attraverso la chiesa, attraverso i fratelli, attraverso le persone che amano il nemico, cioè si è dato il saluto a quelli che vi salutano, che merito ne avete, no? Questo, chi vive questo amore gratuito, ama gratuitamente, stona, produce, genera altri pugili stonati da questa gratuità infinita. Dice, mamma mia, ma che cos'è questo? Come è successo nella chiesa primitiva, come sempre, la testimonianza della gratuità. Perché? Perché in Giappone si sono convertiti moltissimi, un picco altissimo, dopo la seconda guerra mondiale. Perché? Perché i vincitori, i preti, i missionari che erano americani, questi che facevano parte degli alleati vincitori, servivano gratuitamente i giapponesi. Ma come, voi non erate i nostri nemici, perché non ci depredate? Perché non ci prendete le nostre cose? Perché ci aiutate a ricostruire la gratuità di chi non ha niente? Per questo mondo, che da un handicappato, da un bambino down, non riceve gratificazione, lo deve abortire. Un malato che neanche ti sorride, terminale, lì, che sembra incosciente, perché servirlo? Ruba soldi allo Stato, ruba soldi, tempo a me. Non c'è gratuità, ma quando arriva la gratuità? Di chi ama senza nessun interesse? Questo sconvolge, è il cielo. È il cielo, è Adamo ed Eva nudi prima del peccato, dove nessuno cercava nell'altro gratificazione, se non l'unica gioia, l'unica allegria è donarsi, perché ha immagine e somiglianza di Dio, che è amore, che per amore ha creato, che gratuitamente ha fatto tutto, per te e per me, di questi pastori pochissimi. Per questo il mondo va come pecore senza pastore, perché il pastore è quello che ama gratuitamente, senza cercare nulla, il buon pastore, il pastore di Cristo, il pastore che è Cristo, che non cerca la lana, che non cerca il suo interesse, ma ama e dà la vita. Tuo figlio, tuo marito, tua moglie, è una pecora senza pastore oggi, tu sei una pecora senza pastore, Cristo ti ha guardato con compassione, ti ha guardato in mezzo alla folla perduta e ha detto, io sono il tuo pastore, io sono la tua vita, prega perché il Signore mandi te e me, mandi te a dare la vita a questa generazione che senza pastore non ha dove, come orientarsi, non sa dove andare e vive tutto nell'esigenza insoddisfatta di vita e di amore.